Buongiorno a tutti, sono sempre io, Sunny Flower. Oggi dedico questo video al signor Claudio Cavaradossi. Allora, intanto buongiorno, spero stia bene. Io ho appena visto il suo ultimo video. Devo dire la verità, mi ha molto commosso la sua storia di quando era ragazzo, che ha dovuto smettere di studiare e dovuto andare a lavorare. Il punto in cui mi sono commossa di più è stato quello di sua madre quando ha dovuto fare questa scelta o farle continuare di lavorare oppure farlo studiare e pensando da mamma che si farebbe qualsiasi cosa per i nostri figli. E lei credo che abbia fatto la scelta giusta, ha scelto, immagino, con il cuore di mamma e ha fatto in modo che lei è quello che è adesso. E quindi un tanto di cappello a questa signora. E adesso io però in questi giorni mi sono un po' arrabbiata con lei, signor Cavaradossi, devo dire la verità. No, io non voglio mai mentire. E mi sono un po' arrabbiata perché allora lei comunque siccome mi ha citato anche adesso in questo ultimo video mi sembrava logico chiarire alcuni, spero chiarirle, alcuni punti che abbiamo in contrasto io e lei e che mi fanno anche molto molto arrabbiare. Allora, lei mi ha citato appunto nell'ultima parte dell'ultimo video, allora accusandomi, si può dire tra virgolette, che io ho una sorta di neutralità tutta mia. Allora, questo può essere in parte vero, perché ognuno di noi ha un modo di vedere le cose in modo personale. Le posso fare anche un esempio. Ad esempio, tanti adesso abbiamo votato o per il no o per il sì. E io, per esempio, cioè tanti possono aver votato no o sì, cioè, per esempio, tantissimi hanno votato no, per esempio, anche io ho votato no. E come tanti, però è chiaro che il nostro no non è per tutti uguale. Uno può aver votato no per una ragione, uno può aver votato no per un'altra, cioè anche se i no sono tutti no, però sono personali, cioè la scelta di votare no è personale. La stessa cosa è l'essere neutrale. Io posso essere neutrale. Come altre persone, però la mia neutralità è basata dalla mia personalità, dal mio punto di vista, che non è uguale agli altri, no? So spiegarmi. Allora, ora mi spiego meglio. Allora, io dico di essere neutrale perché io l'ho sempre rispettata, signor Cavaradossi. Io non sono quei bimbi minchia che vanno a offendila gravemente. È vero che la critico, la punzecchio anche perché un po' dai, mi diverte. Ormai è il personaggio del momento, mi diverte rispondergli. Ma è sempre in modo bonario. Io non so, non vado sotto i suoi video ad offendila. Oppure non gli ho mai minacciato di smettere di indagare. Seppur io soffro sul caso Montesi. Allora, poi lei mi dice che io sono andata sul video di Io Sono Anonimo parlando di lei. Benissimo, vero? Non lo nego. Allora, prima di tutto io ero stata citata da questo carissimo ragazzo che mi ha chiamato e mi ha detto non ascolti il signor Cavaradossi, se non altro io gli ho detto ma perché non vi mettete insieme, non vi chiarite e
e indagate, seppur io sto male se voi indagate, ma questa è una cosa mia personale. Poi ti spiegherò, gli spiegherò, signor Cavararossi, perché sto male. Però io non posso a voi dire o minacciarvi di non indagare. Anzi, io voglio che voi indagiate. E quindi gli ho detto a io sono anonimo. Ho detto perché non ti metti d'accordo con il signor Cavaradossi e indagate insieme. Ma il suo anonimo dice: ma lui, ma tu sei vecchia allora come lui e non capisci. E io ho detto: sono di già vecchia, 45 anni, grazie, vabbè, tu sei un ragazzo, però insomma, ora proprio, che vuol dire poi? Non c'è anche il turnover della De Filippi, non ci può essere il turnover per YouTube. Allora io ho cercato di ascoltare comunque le ragioni di Io Sono Anonimo, che lui diceva che secondo lui lei, signor Cavaradossi, ostacolava le sue indagini perché con il suo modo forse un po' monotono di parlare e di spiegare, lei faceva, secondo il signor Anonimo, Io Sono Anonimo, lei, il signor Cavaradossi, faceva allontanare tutti quelli che ce l'avevano con Montesi, anzi, faceva in modo che si arrabbiassero e tornassero da Montesi. Secondo Io Sono Anonimo, lui invece aveva delle prove più concrete. E quello che ho sempre pensato anche io, che per indagare veramente una persona e portarla addirittura davanti a un magistrato ci voglia delle prove concrete. Secondo, per cui io sono andata poi nel video di Io Sono Anonimo, ho cercato di capire anche le sue ragioni, perché io non voglio ascoltare una parte sola, proprio per la mia neutralità, che io voglio ascoltare tutti, voglio ascoltare Montesi, voglio ascoltare chi vuole bene a Montesi, voglio ascoltare chi lo odia, purtroppo dico perché odio chi odia le persone, comunque questa è una cosa mia che spiegherò dopo. Io voglio sentire tutti, per cui ho voluto sentire anche Io Sono Anonimo. Gli ho messo anche like perché ho capito la ragione per cui questo ragazzo si è arrabbiata con lei, signor Cavaradossi. Mi sembrava plausibile mettergli like perché io ero entrata dentro il suo cervello, diciamo così. Poi adesso ho visto questo video, il video suo, signor Cavaradossi, in cui dice che lui è una tartaruga che vuole andare più piano della lepre di Io Sono Anonimo, che ognuno ha il suo modo di indagare. Ok, quindi avete ragione, secondo me, entrambi. Perché uno ha un punto di vista di vedere le indagini si può dire, vabbè, un altro ha un altro punto di vista. Quello che mi dispiace è che vi litighiate. Il massimo sarebbe che cerchiate di capirvi, ok? Come se uno votasse no per una ragione e uno votasse no per un'altra. Io, per esempio, lo sapete perché ho votato no? Ora è da ridere. Io ho votato no, io non ho né guardato la televisione che pubblicizzava il sì e il no, né mi intendo molto di politica, non come voi uomini, che siete bravissime. Poi farò un video perché noi donne siamo sempre strane alla politica e voi no, siete molto più bravi voi. Io ho votato però no, neanche di pancia, come dice Andreani, no, di pancia e basta no. Però ho votato unicamente perché non mi piace il governo Renzi, anche se è di Firenze come me, ma questo che vuol dire? Cioè, se io vedo un fiorentino e sbaglia. Io non mi piace la politica di Renzi, secondo me non cambiava niente e ho votato no perché sono contro Renzi. Non personalmente, ci mancherebbe, magari non è la più brava persona del mondo come marito, come io dico, come politico, attenzione,
attenzione. Ma per dire, allora, per cui io sono contento se tu e io sono anonimo vi chiariste, anche se io capisco tutti e due, cioè questo è il problema. Allora, io appunto sono contenta che lei, signor Cavaradossi, continui le sue indagini. E se io la critico la punzecchio è perché un po' mi diverto, ma so che anche a Bayer un mod, ma che vuoi che le faccia? Che poi io non mi sono neanche mascherata, mi faccio vedere. Mi chiamo Simona, sono di Firenze. Ok. Allora, per quanto riguarda, se io sono andata in alcuni video di Matteo Montesi, tirandolo su, ok, è vero. Allora, io l'ho detto tante le volte. Dal mio punto di vista, forse di una donna, e forse anche cattolica, forse, a me dispiace tantissimo vedere questa faida, questa andare contro una persona. Ma ripeto, è un mio punto di vista personalissimo, che mi dispiace, cioè per me è uno dei lati più brutti di YouTube, anche quando sono andati contro Carlita Dolce, o quando ora stanno cominciando a commentare contro Zepp89, o non lo so, anche quando fecero chiudere il canale a Giuseppe Simone, o addirittura ad Andreani, quello mi dispiace veramente tanto. Poi ho ritornato, Daniele, bravissimo. Ecco, a me mi rimane, cioè, se, dal mio punto di vista, ripeto, è una delle fasi più nere di YouTube Italia. Anche quando si è litigato, YouTube fa cagare con Passion Makeup 89, insomma, non sono cose belle da vedere su YouTube Italia, secondo me. Poi a voi vi piace il trash, vi piace le litigate, vi piace mettere l'agonia alle persone, comunque. Allora, lei, signor Cavaradossi, ha tutte le sue ragioni e lei continua a dire Stanislao la smetta perché lui sta manovrando le persone a modo suo, è uno che piange miseria e poi è più ricco di noi, è tipo la Vanna Marchi. Benissimo, caro signor Cavaradossi, ho capito le sue ragioni e fa bene ad andare avanti nelle sue indagini. Bene, io non l'ho mai ostacolata, anzi, è solo che preferivo vederla al volto scoperto e preferivo magari che si svegliasse un po' di più con delle prove concrete, però lei dice che è tartaruga. Benissimo, aspettiamo la tartaruga, però non me ne faccio una colpa se a me personalmente mi dispiace tantissimo, devo dire la verità, vedere questa persona, Matteo Montesi, che secondo me sta soffrendo, ora si sente male al cuore, vabbè, lei non ci crederà, non importa. Però io non mi riesce a essere impavida. Sarà perché sono una donna, forse. Lei è un uomo forte. Anche io sono anonimo, lei è un ragazzo, lei è un Rambo. Benissimo, io sono una donna, probabilmente. Poi a me mi piaceva magari vedere Matteo Montesi perché pregava, perché era cattolico come me, visto che sono quasi tutti atei, all'infuori di Don Leonardo, Maria Pompei, che io seguivo molto, mi piaceva seguire anche una persona cattolica, cattolica a modo suo, e chi non lo è a modo suo? Anch'io sono cattolica a modo mio, cioè, io cerco di seguire Nostro Signore, ma ho i miei peccati, sono separata, figurati, che Dio non vuole di certo la separazione, giusto? Anche io sono cattolica a modo mio, che non è, va bene, a parte quello. Comunque, la ripeto, signor Cavaradossi, io sono neutrale in questo modo, che pur dispiacendomi, e non posso fare a meno il cuore, la pancia, come si dice, che mi dispiace per Matteo Montesi, però io la sprono, signor Cavaradossi, ad andare avanti, o tartaruga, o no, appunto, di mettersi d'accordo con me. Io sono anonimo, comunque fate quello che volete. Io non l'ho mai ostacolata. Allora, per quanto riguarda la faccenda Bandit, XP e Mauri,
Io la ringrazio tantissimo, signor Cavaradossi, perché finalmente si è chiarito con Mauri e con Bandit e io dico sono delle bravissime persone, mi hanno aiutato molto. Poi Mauri ci ha visto, io vado sempre nei suoi video perché mi diverte, perché è una bravissima persona. E lo capisco, è un po' sfortunato, me lo sono stata io, comunque non importa ora stare a pensare chi è più fortunato, chi è più sfortunato, perché tutti siamo fortunati e tutti siamo sfortunati. A me comunque Mauri piace, sono contenta che abbia fatto pace, pace, insomma, che si sia chiarito con Mauri e con Bandit, meglio così. Io ho cercato in tutti i modi di fargli capire il mio punto di vista. Se non sono neutrale come vuole lei, io non lo so. Mi dispiace, ma io sono così. Se vuole citarmi ancora, non c'è problemi, non bisogna avere paura di mostrarsi. Io mi sono mostrata anche. Più di così non posso mostrarle altro, anzi, a volte ho anche mostrato un po' di più, per cui io non ho né maschera, semmai la maschera ce l'ha lei, comunque non importa, lei ha detto perché ha una famiglia, anch'io ho una famiglia da tutelare, comunque vabbè, io non è che voglio portare davanti a un magistrato nessuno, sicché lei ha molta più responsabilità, anzi io sarei per salvare Matteo, ma ripeto, è un mio punto di vista, non mi ascolti. Però voglio, io non sono ipocrita, so se mi spiego. Cioè, io sarei per salvarlo, Matteo Montessi, come per salvare YouTube fa cagare Simone, come per salvare Andreani in extremis che è ritornata alla grande, non so spiegarmi. A me non mi piace mettere paragoni alle persone, io non sarò mai, a meno che uno stupri la propria figlia. Vabbè, allora quello ci rimarrei veramente male, cioè quelle cose veramente brutte, no? Oppure veramente ha rubato, ma che è andata a scassinare una villa, allora no, vabbè, quello detto ci penserà. Ma ripeto, è un mio punto di vista, signor Cavaradossi, cioè è proprio perché a me non mi dirà, allora è di parte. Non so, cioè, ma non è che io vado a minacciarlo, a dirle la smetta di indagare. Sarei di parte se l'avessi minacciata, l'ho forse minacciata, ho detto che non indaghi più. Ho detto che mi dispiace e lei continua a indagare, ma non l'ho fermata. Come non fermo, io sono anonimo. So spiegare, vabbè, io più di così non mi riesce a spiegarmi. Va bene, stia bene, saluti sua madre, spero ce l'abbia ancora viva. Mi è piaciuta molto la sua storia, ognuno ha la sua, Mauri ha la sua, io ho la mia, Andreani c'ha la sua, e qualche altro YouTuber c'ha la sua, anche Fabijay c'ha la sua, ognuno abbiamo la nostra. Evviva YouTube Italia! YouTube Italia, dai, non fa cagare, YouTube Italia è un mondo di eroi. Ciao, ciao, ciao.